Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro come creare delle suonerie personalizzate per il vostro iPhone usando iTunes. Allora, questo video vale sia per Windows che per Mac, però oggi sto usando il mio computer Windows perché più avanti nel video vi farò vedere che c'è un procedimento che bisogna farlo solamente su Windows, ma non c'è bisogno di farlo su Mac. Allora, cominciamo aprendo iTunes sul nostro computer e selezioniamo la canzone che noi vogliamo trasformare in suoneria. Allora, io userò la canzone Acoustic Sunrise di GarageBand, così non avrò problemi di copyright. Ok, allora una volta selezionata la nostra canzone clicchiamo sul tasto destro e poi clicchiamo su informazioni. Adesso andiamo su opzioni e qua dobbiamo impostare una durata della canzone non superiore ai 40 secondi, altrimenti non funzionerà. Quindi clicchiamo su fine e qua mettiamo 0 2 punti 40. Adesso clicchiamo su ok. Una volta fatto clicchiamo su tasto destro e clicchiamo su crea versione AAC. Ok, allora una volta fatto avrà creato una versione di 40 secondi della nostra canzone. Adesso dobbiamo selezionare la nostra canzone e trascinarla sul desktop del nostro computer. Ok, allora per chi ha Windows deve fare questo procedimento, invece per chi ha Mac non c'è bisogno che lo fa. Allora cliccate su Start e cercate Opzioni Cartella. Una volta trovato, cliccate su Opzioni Cartella, andate su Visualizzazione, scorrete giù e togliete la spunta su Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti. Togliete la spunta, cliccate su Applica e poi cliccate su OK. Adesso, come avete visto, la canzone si chiama AcousticSunrise.m4a. M4a è il formato della versione AAC. Adesso dobbiamo rinominare la canzone, rinominiamo il formato da M4A a M4R. Qua clicchiamo su sì. M4R è il formato delle suonerie di iTunes. Allora, una volta creata questa versione, facciamo doppio clic sulla canzone e ce l'aprirà su iTunes. Ok, allora una volta aperta da qui, automaticamente l'avrà aggiunta alla sezione suonerie su iTunes. Adesso vi basterà collegare il vostro iPhone, io sto usando il mio iPod Touch, quindi collegate il vostro dispositivo ad iTunes e trascinate la canzone sul vostro dispositivo. Ok, adesso passerò al mio iPod Touch per farvi vedere che la canzone è stata trasferita con successo. Ok ragazzi, eccomi qua sul mio iPod Touch. Allora, una volta trasferita la suoneria da iTunes al nostro dispositivo, clicchiamo su impostazioni, andiamo su suoni, andiamo su suoneria e andiamo in alto e troveremo qui la suoneria che noi abbiamo aggiunto da iTunes. Ok, poi una volta aggiunta al nostro dispositivo possiamo normalmente usarla come suoneria per le chiamate, però purtroppo questo vale solamente per le chiamate ma non anche come suoneria per i messaggi. Allora, come avete visto è stato veramente semplicissimo, potete farlo con qualsiasi canzone voi avete nella vostra libreria di iTunes e appunto come avete visto è stato veramente semplicissimo. Ok ragazzi, questo è tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando di votare il video pollice in su, di aggiungere le preferite e di lasciarmi un commento se avete bisogno di qualcosa. Iscrivetevi al mio canale, diventate fan della mia pagina di Facebook e seguitemi su Twitter e visitate il mio sito. E tutti i link li troverete nella descrizione qua sotto. Ok ragazzi, questo è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.